Now siamo arrivati a casa, Marlena torna a casa, arriviamo a casa e abbiamo portato il nostro mangiarino che adesso ci faremo vedere. Mi hanno portato la pizza con le posate dentro. Le abbiamo prese noi, allora sì. Qua facciamo vedere misto fashion blog un misto di patate, manco io. Misto di patate, io. Ecco, lei c'ha la super pizza. Ok, no, ragazzi, non ce la posso fare. La super pizza? Sì. Ok. Che è una norma. Norma, sì. Ok, bello, sul mio computer, complimenti. Vabbè, è appoggiato, per esagerare. Wow. Bella! Ok, io invece ho preso questa splendida insalata di riso. Molto leggera insalata. Molto leggera. Lei infatti mi cazziava, mi ha detto, ah, hai preso un'insalata di riso, gnignignia, non sapeva che la mia pizza... sia più leggera la mia pizza. Esatto, la mia insalata di riso. Olive, roba verde, che insalata, e prosciutto crudo, e una salsina di... No, quella era per la pizza. Ah. È una salsina di carciofi, per cui io direi ciancelle bande e bande alle ciance, io attacco. Ciao. Attacca! Che bontà. Questo è già. No. No, non mi piacciono le olive. Solo per questo? Vero, non, è tra le poche cose che realmente di verdure che non mangio, perché hanno un sapore. Ma qualsiasi tipo di olive. Le olive sono la cosa. Io tipo esco pazzo per le olive ascolane. No. Cioè. No, questo è il tuo primo mukbang, iniziamo da qua. Che dicono dietro cibila. Come ti trovi in questo primo mukbang? Ti piace l'idea? Sì, più che altro no. Mi sento un po' a disagio nel mangiare davanti a una videocamera. Non lo so, però. E qua è un sacco che io non facevo mukbang, amici. Spero che vi piaccia la cosa, perché è veramente un botto di tempo che non faccio un mukbang. Almeno un mese che non posso più mukbang. Sì, vero. L'ultimo è stato quello del kebab. No. Sì. Un sacco di tempo. Ma questo non vuol dire che io non ho mangiato. Anzi, vengo da settimane in cui ho mangiato schifo. E se mi seguite su Instagram, per cui padre Giulia.di.bernardo, posto ogni tanto le mie ricette, più che le mie ricette, le foto delle robe porcheriose che mi preparo. Sono molto salate. Vuoi impressione mia? No, si vede. Ma cos'è questo coso? La roba fritta. Ma tu queste le puoi mangiare? Sì. Ti abbiamo detto il misto per persone scettiche. Non lo so, brucia. Oh, no. Ah, il citofono. Vuol dire il citofono? Quando fila ti dicono che le cose sono al citofono. È il filo del citofono. È vero, così. Se lei non cucina, quindi non conosce il gergo. Io cucino. Non faccio cose fritte, ma cucino. Quindi non cucina. Sì. In tutto questo ci hanno richiesto, signorina, un sacco di challenge. Dobbiamo ricominciare a fare challenge. Tu hai visto i commenti, gli ultimi commenti che ci sono stati? C'è stato un commento assurdo. Praticamente, fra le varie challenge che ci hanno richiesto, mi fa molto piacere quando mi richiede delle challenge. Mi hanno richiesto appunto queste challenge con duct tape challenge, cioè legarsi con lo scotch. Ah, me l'hai detto, mamma mia. Ecco, che alcune sono un po' strane come challenge. Che paura. Cioè, finché è mettersi lo scotch sulla bocca e fare finta di, cioè fare finta e parlare e cercare di capire, è un conto, ma fasciarsi su una sedia, non lo so. No. Non mi ispira proprio. Molto inquietante. Sì. E c'è stato un commento, in inglese però, di qualcuno che ha scritto, ha richiesto per la millesima volta di fare questo tipo di challenge, e un altro in inglese gli ha sempre risposto, smetti di fare il pervertito, infatti te lo volevo. Ma che dici? Te lo giuro. Tutto ciò, le challenge, richiedetecele, lei ormai è la mia fidata compagna di merenda di challenge. Mi però, diverto. Esatto, però appunto quelle divertenti, quelle molto divertenti, cioè... Niente le cose legate, bendate, cioè, tipo... Cose. L'unica cosa che vogliamo fare è quella là con le mani legate, è quella là... Fare... Cioè, cucinare o prepararsi uno spuntino con... senza mani. Quindi utilizzando la bocca o anche i piedi, o le spalle. E io la prima volta l'ho visto, mi pare che era Vanessa Merrow,
una delle Meryl Twins, canale che io seguo, American, che lo faceva, mi pare. Ah, me l'hai fatto vedere. Mm-hmm. Ok. Con Lauren DIY, mi pare. Non so. O con Franny Hereda, non mi ricordo. Con Franny Hereda, forse era. No, comunque. Non lo so. Tutti i canali americani. Probabilmente voi non li conoscete. Io spazio molto su quelli americani. A me ha divertito un sacco. Se non l'avete visto, vedetelo. È troppo divertente. Cioè, anche se non capite l'inglese. Poco importa, aspetta. Comunque si chiama Baking with No Hands Challenge with Vanessa Merrill. Ed è di Franny Hereda. È troppo divertente. Cioè, pure appunto se non capite l'inglese è troppo troppo divertente. Cioè, cucinare senza mani. Sì, fanno una torta senza mani, spaccano le uova con la testa. Fanno la... No, con la bocca, va. Geniali, no. Geniali. No, meraviglioso, meraviglioso. Ed è questo qua è divertente, cioè, perché tu lavori senza mani, è divertente. Non è una cosa tipo strana. Cioè, è strano, ma è divertente. Ah, beh, strano. Però divertente. Mm-mm. A proposito di Guglielmo Scilla, amico, io non so perché prima non ti tolleravo, ma in realtà non lo so perché. Io ti seguo da sempre, da 10 anni. Mi ti ha fatto rivedere lei, mi ti ha fatto io ti adoro, cioè, e penso, a parte quanto sei buono, perché è troppo anche Luigi, cioè Luigi è, cioè veramente siete, cioè se foste etero sareste, non saprei chi scegliere, se mi piace io la Guglielmo, cosa. Mi piacciono i mori. E con i capelli, capelli. E Angelo il suo zio non ne aveva manco uno quasi. No, ce li ha, ce li aveva, però è vero, ce li aveva Riccio pure lui prima di visto bene. Riccio con un po' di barbana così piace. Sì, ma anche Luigi, poi quel brizzolato di Luigi. Occhi. Siete troppo buoni, cioè, ma poi mi fai pisciare, cioè veramente io non lo so perché. Allora, le ho fatto ricredere, diciamo, il tutto guardando gli vita episodi buttata. Di Vita Buttata. Too much. Cioè io oh. Quello con Camioc è bellissimo. Tradimenti. Sono bellissimi. Cioè, io dico solo Guglielmo, tanto non vedrai mai questo video, però io ti amo. Te lo io lo dire. Mandiamo. Sì. Non è so uno perché di noi, è mezzo siciliano. Ah sì. Ma ecco perché gli fa sempre le battute al suo fratello. Ti piace un regalo? Ti piace un regalo? Sì, sono. Penso. Da adoro, parte, ma so, io proprio Catania. Adoro. Cioè, comunque, e non so perché all'epoca quando mi parlavano io dicevo no, ma mi sta un po' in tipo. Ma in realtà non avevo visto chissà che cosa. Non lo so perché dicevo così. Poi per caso lei mi ha detto, ah sai, c'è questo qua. Ma quando ho iniziato, io ti giuro, no, a parte che ora ti seguo ovviamente, sia su Instagram che su YouTube. Ma mi Instagram sono vista pure far ridere un sacco. Sì, tutte le tue storie ora con questi vlogmas. Cioè che ci dai gli spoiler in anticipo. No, io proprio. Ma veramente mi sono vista, non ti dico tutti i tuoi video, ma sono andata anche tipo indietro. A parte che quando eri più piccolo parevi Zac Efron uscito da High School Music con quei ciuffonis. Ma cioè, mi fai morire, cioè sei proprio il mio idolo. Il mio idolo. A me da sempre è piaciuto. Ma io non lo so perché prima mi ostinavo a dire che mi sta. Ma in realtà non li avevo neanche mai visti i suoi video. Ma ti adoro. E poi questi vlogmas che fai. Cioè, io sto provando a fare i vlogmas, ma non mi riesce bene. Cioè, non ho una vita divertente come la tua, onestamente. Ma tu, cioè, anche facendo cazzate, tipo quello di oggi, che era il quello là del provo. Ah, tutti i video. Sì. Ha fatto la reazione video, la morning routine bellissima. Ma questa è della Philips, questa è della Philips. Mi è venuta un'idea. Cosa? Stavo finendo di parlare. Anche l'idea, mi dico Luigi, perché l'ha suggerita Luigi, dell'albero al contrario, cioè io ero così. No, vabbè, c'è beva. Ma poi tuo fratello, quella risata di quello che ride tanto. Perché ne hai 200 fratelli pure tu. Enrico pure te sei fante. Cioè, quando ti ride. Piace Enrico, quando c'è stato un altro vlogmas in cui c'è Enrico, se l'è passata per 5 minuti buoni di un vlogmas che hanno mangiato la tartar fatta ridendo. Ridendo tutto il tempo. Che è successo? In che senso? Mi ha dato in testa. Non lo so, non l'ho vista in video, la rivedrò questa volta. Non l'ho vista. Non so se io ho fatto così. Non so, ti giuro. Male, no? Mi faccio male. No, vabbè, si cavavi l'occhio. No. I fantasmi. Lo voglio vedere poi. Stranissima questa cosa. Ne combina sempre una, Federica. Comunque. Cioè, ma anche gli altri due sono troppo simpatici. Cioè, però Enrico con quella risata. Cioè, io pure quando sono incazzata. È la risata. Ma poi ride senza senso. Cioè,
certo punto non si stanca pure, penso. Penso che è diventato viola, non riusciva più a respirare. È troppo bello, sei. Uno spreco. Cribbio, uno spreco. Se ci ripensi, ricorda di me, di una tua possibile fiamma futura. E poi noi invece ci abbiamo certe chiavi che madonna sono. Parla per te. Per Angelo. Io non mi lamento. Assolutamente. Vabbè, non si lamenta perché con gli occhi e cuoricino, ma insomma. Ciao Angelo. Dopo tutti i sogni ti ammazzi, no, non lo so. No, comunque, stavo dicendo prima. Vai, che stavi per dire una cosa interessante. A senso tuo. No, guarda, non lo dico più. No, dilla. Praticamente potremmo tutti quanti scrivere nei commenti taggando Guglielmo. Ci sono 300 iscritti più o meno. Se già 300 persone lo taggano, ma anche 100, secondo me se ne rende conto. Hashtag ti piaci un regalo. E taggate Guglielmo. Ti prego, aiutate perché. Io voglio incontrarlo. Sì. Ma io ti voglio incontrare, Guglielmo, ma perché ti stimo, cioè, mi fai ridere, cioè proprio, ma anche facendo stronzate, facendo niente. Simpatico. Troppo. Ho sprecato anni della mia vita non guardandoti. E ho sempre la risposta pronta. Sempre. Non ce l'hanno tutti. Io non ce l'ho. Tu non sei nata pronta. No. Un chilo di sale. Cioè, ci vuole tutto agli occhi. Non è una zucaretta. Ci vuole il tagliolo. Che vuol dire? Scena? Così. Se stiamo di strani voi ragazzi di città. Chi li è lei viene da un paesazzo, capito? Ai ai, i miei ragazzi di città, ti piace un regalo? Allora, ci te lo posso mettere. Ti piace? Con Guglielmo Scilla, perché ormai è come se fosse qui con noi. Ciao Guglielmo. Ciao Guglielmo. E poi gli altri youtubers ci piacciono? No. Non è americano? No. No. Mark The Hammer che mi ha fatto scoprire sempre lei, fantastico. Ah, lui è fantastico. Fantastico. Gli italiani stiamo parlando, perché poi io seguo più che altro un sacco di americani. Mark The Hammer, pure tu, fantastico. Di una bravura incredibile, ma poi mi fa morire, proprio, mi fa morire. Non so se lo conoscete. Mito. Praticamente. Musicista bravissimo. Praticamente i suoi format sono come creare una canzone, che ne so, pop senza alcun talento. Ed è bravissimo. Fa morire. Meraviglioso. È cattivo al punto giusto. Cattivo al punto giusto, dice, miei cari spinteri di merda. Sì. Bello, per lei è di cacca. Tutto questo si trasforma in cacca. Polvere siamo e polvere, com'era? Polvere siamo e polvere ritorneremo, ma non c'entra. Cacca siamo e cacca ritorneremo. Tu sarai cacca, io non so. Io sì, però rosa, come quella di Arale. Cacca rosa. Non ce l'hai presente, ragazzi? Ti sei parlato di spinteri anali, cose strane, io cacca rosa. Mamma Marta mia. Marta Gamber lo dice. Allora, miei cari amici, siamo arrivati alla fine di questo video meraviglioso in compagnia di vari youtubers delle nostre teste. Sì, esatto. Compagnia di Guglielmo, di Luigi, di Enrico, di Mark The Hammer, così è venuto un attimino, ha fatto un salto veloce. Sì. Niente, abbiamo dato fondo alle nostre scorte di cibo. Siamo state molto brave. Sì. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, visto che tanto tempo che non facevo un mukbang e fra l'altro è tornata sul canale Federica. Per cui, yeah. A breve speriamo di farvi vedere qualche challenge. E niente, io vi salutiamo. Ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram giulia.d.bernardo. E lasciate tanti like e fatemi sapere sotto nei commenti, appunto, vi prego, scrivete hashtag ti piace un regalo e taggate Guglielmo Scilla, perché vogliamo quantomeno che sappia di noi, cioè che lo adoriamo, veramente, che è stato un amore a prima vista, anche se dura da pochissimo questo mio amore, però io voglio comunicarglielo e quindi mi raccomando, taggate sotto nei commenti tutti quanti a tempesta Guglielmo. Anche su Instagram, non lo so, glielo fate vedere. Ovunque. Esatto, glielo fate vedere. Anche se siamo pochini su questo canale, però ce la possiamo fare. Pochi ma buoni, ce la possiamo fare. Esatto. E poi voglio dire, se conoscete Guglielmo, cioè se lo conoscete su YouTube, ma sapete quanto è meglio. Penso sia stato il primo tra i primi youtuber italiani a essere famosi. Penso. Non abbiamo finito di mangiare.
Giulia. Ups, ti stiamo ancora continuando. Scusate. Noi continuiamo a mangiare la pizza. Sto piacevole. Basta. Andiamo avanti. Dai, basta, ok? Ok. Basta, ci vediamo in un prossimo video fashion blog. Ci arrivo. Aspetta, ce la posso fare? Fashion blog.